Pista ciclabile sì o pista ciclabile no? Non è questo il punto. Sassari non sembra opporsi alla sua realizzazione, ma a come è stata concepita e ad alcune scelte tecniche e logistiche dell'opera. Questo fondamentalmente è il quadro della situazione emerso ieri sera nel corso del dibattito pubblico voluto dall'amministrazione comunale con i cittadini che hanno affollato il salone parrocchiale della chiesa di San Paolo. A confrontarsi con i contestatori c'erano il sindaco Nicola Sanna, l'assessore Antonio Piu e il progettista della pista ciclabile, l'architetto Manuel Marotto, il quale, dopo gli interventi del sindaco e dell'assessore, ha evidenziato tutti gli aspetti che hanno determinato le scelte sostenute, il tutto illustrato attraverso la proiezione di alcune slide di supporto. Poi la parola ai cittadini, i quali hanno palesato tutta la loro diffidenza sull'operazione, contestando appunto molte delle scelte adottate dall'amministrazione e sottolineando i danni causati soprattutto nel settore commercio. Intanto i lavori in Viale Dante verranno momentaneamente sospesi fino alla conclusione di questo lotto. In coda al TG potrete seguire l'intervista al sindaco Nicola Sanna ed una replica dell'ex consigliere provinciale Antonello Unida. La fontana di Rosello è stata imbrattata. Qualcuno ieri mattina si è preso la briga di dipingere dei segni gialli che sembrerebbero dei simboli sull'emblema della nostra città. E mentre l'autore, che pare abbia gravi problemi di salute, è stato già fermato dagli agenti della polizia locale, il video della fontana oltraggiata fa il giro del web. In molti, tramite Facebook, puntano il dito sui soliti vandali, almeno finché non si sparge la notizia che in realtà il colpevole non è un vandalo, ma una persona con problemi. La polemica allora passa attraverso il post pubblicato immediatamente dopo il fatto dal sindaco Nicola Sanna, che anche lui, senza sapere chi sia davvero l'autore, gli dà del delinquente, ritrattando un paio d'ore dopo, sempre su Facebook, ma senza cancellare il post precedente, che a suo dire deve servire da monito a chi non ha problemi di salute, ma si diverte comunque a deturpare la città. I commenti si sprecano, immancabile quanto inutile il riferimento agli extracomunitari, decisamente fuori contesto. E mentre già si pensa a come lavare l'onta, qualcuno simpaticamente fa notare che no, il giallo con il lilla della pista ciclabile ovviamente proprio fanno a pugni. Proseguono a Sassari con il progetto L'Esercito Combatte gli eventi per commemorare il centenario della Prima Guerra Mondiale e ricordare il ruolo svolto dall'esercito nella creazione dello spirito di unità nazionale. Nei giorni scorsi si è svolta una manifestazione aperta con la cerimonia dell'alta bandiera e proseguita con un concerto dalla banda musicale della Brigata Sassari. A fare da cornice l'esposizione di mezzi e materiali in uso all'esercito con visite guidate al Museo Storico della Brigata, che ha ospitato le maggiori autorità cittadine e gli studenti degli istituti scolastici cittadini, facendo loro rivivere le gesta dei fanti della gloriosa Sassari. Il progetto commemorativo nazionale L'Esercito Combatte è nato dalla collaborazione dello Stato Maggiore della Difesa con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ha coinvolto 11 delegazioni composte da militari e studenti provenienti da tutta Italia per ripercorrere i luoghi della memoria al fine di sensibilizzare i giovani su un capitolo fondamentale della nostra storia, come appunto il primo conflitto mondiale. La delegazione sarda era composta da 10 studenti del liceo classico musicale e coreutico Azzuni di Sassari e da militari della Brigata Sassari, partita ieri alla volta delle trincee delle Sacrali del Carso, del Piave e dell'Altopiano di Asiago, ovvero i luoghi nei quali i loro nonni e bisnonni furono tra i maggiori protagonisti nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, combattendo 100 anni or sono con le mostrine biancorosse. Vi segnaliamo che l'Associazione Italiana Cultura e Sport promuove una cena spettacolo giallo-comico nella location suggestiva di Castelbuono Olmedo. L'iniziativa, curata dalla compagnia On Air, affiliata all'ICS,
propone uno spettacolo giallo comico interattivo, compreso di cena. Si svolgerà nella serata di venerdì 27 maggio dalle ore 20. Per poter partecipare è necessario prenotare al 392 614 1438 oppure allo 079 25 98 523. Piazza Sardegna Ossi, grande serata sotto i riflettori della grande box internazionale. Sul ring posizionato al centro del paese si sono incrociati i guantoni pugili appartenenti alle rappresentative di Italia e Svizzera, che hanno regalato alla platea di addetti ai lavori, curiosi e appassionati, scambi ad alta velocità fra schivate, ganci e diretti, istantanei di una disciplina che sull'isola prende sempre più piede e si regala soddisfazioni importanti. A far da contorno alla manifestazione, prima della sfida italo-svizzera, il quadrato ha ospitato una serie di incontri fra i migliori pugili dilettanti della Sardegna, ulteriore prova della diffusione e dell'appeal della box sul territorio e sui giovani. In realtà il centro della provincia sassarese ha già da tempo un forte legame con la nobile arte. A Ossi sono nati infatti Gianmario e Federico Serra, gemelli campioni d'Italia e protagonisti di una vera impresa sportiva culminata nella conquista del titolo tricolore. I Serra, allenati dal maestro Domenico Mura, hanno impresso a chiare lettere il loro nome negli albi della box internazionale, portando a casa un trionfo che in pochi si aspettavano, ma che riempie d'orgoglio e di soddisfazione i due atleti del Boxing Club Sassari, il loro allenatore e il loro paese d'origine. L'evento è stato organizzato dal Comitato dei Fedales 1966 di Ossi, con il patrocinio della locale amministrazione comunale e in collaborazione con il Boxing Club Domenico Mura di Sassari. Proseguono le attività per festeggiare il trentennale societario della San Paolo. Da mesi si lavora per organizzare al meglio il torneo San Paolo, riservato alle categorie micro-micro, micro e mini ed esordienti. Si è iniziato lo scorso lunedì e si concluderà con la cerimonia finale con le premiazioni venerdì 17 giugno. Un mese di gioco in cui i bambini potranno confrontarsi tra loro e divertirsi in un clima sereno. Per le categorie giovanissimi e allievi si svolgerà il quinto torneo Don Moretti, che sarà costituito da due giorni di gioco molto intenso. Si parte sabato 21 maggio alle ore 15 con una sfilata di tutti i tesserati San Paolo e a seguire inizieranno le gare. Domenica 22 maggio si sono disputate le finali. La prima squadra invece sarà impegnata in un amichevole con il Latte Dolce Calcio, neopromosso in Serie D. Tutte le festività delle varie categorie verranno convogliate il 17 giugno con le finali del torneo San Paolo. Tra le attività della serata, oltre alle premiazioni, saranno previste anche una mostra di maglie da gioco utilizzate in questi primi 30 anni dalla San Paolo, una mostra fotografica con i gesti migliori e di fair play di questi ultimi anni, alla quale può partecipare chiunque ne faccia richiesta, e la realizzazione e visualizzazione di un filmato della storia della società gialloblu. Allora, siamo in compagnia del sindaco di Sassari, Nicola Sanna, che ha convocato per stasera un incontro con i cittadini per parlare di questa benedetta pista ciclabile e tutto quello che si sta ricamando attorno a questo argomento. Allora, il perché di questa convocazione innanzitutto? Ma naturalmente avevamo necessità di comunicare ai nostri concittadini lo stato dell'arte, perché certamente non si può pretendere che i cittadini possano avere tutte le informazioni che abbiamo noi. Purtroppo il disagio che si è creato in città è determinato dal fatto che le ditte non hanno lavorato bene fino a qualche mese fa, erano molto trascurate, avevano trascurato anche i cantieri, avevano aperto, non avevano completato un lavoro che poteva essere chiuso rapidamente nei 4 mesi previsti. E purtroppo abbiamo questa legge sui lavori pubblici che, affidando al massimo ribasso i lavori, determina evidentemente la presentazione di ditte che non sono granché organizzate, neanche finanziariamente molto forti. Quindi in una prima fase, insomma, confidavamo nella loro operatività e quindi abbiamo creduto che quello che hanno dichiarato sulle carte si manifestasse nel concreto.
quando ci siamo resi conto, insomma, che avevamo delle grosse difficoltà, eravamo già a dicembre, e allora innanzitutto abbiamo messo a riparo i nostri finanziamenti che erano legati ai fondi europei, devono essere spesi entro il 31-12, abbiamo lavorato il più possibile entro quella data e con la Regione abbiamo dato copertura alla fase restante. Però nel frattempo i lavori non erano conclusi e quindi è più che giustificato non solo l'imbarazzo e anche il disagio notevole che questo ha determinato. E però eravamo di fronte ad un'alternativa: o mandare via queste ditte e quindi rischiare di avere ancora i cantieri aperti per altri 6 mesi, perché le procedure sono davvero complesse, oppure tentare, come poi siamo riusciti, di trovare un accordo che consentisse a queste di cominciare a concludere. Devo dire che abbiamo anche elevato alcune penali, e questo per dire che erano state sotto controllo anche sulla sicurezza, sul ritmo dei lavori, e adesso, come sapete, insomma, già si sta andando ad una conclusione. Rimane ancora la parte del progetto che interessa Viale Dante. Il progetto sta riscuotendo numerosi interessi, polemiche, critiche. Allora abbiamo stoppato per il momento l'esecuzione di questi lavori. Vogliamo dare a tutta la cittadinanza gli stessi elementi di conoscenza del progetto sulla sicurezza, le diverse alternative che noi abbiamo studiato prima di arrivare come giunta a quella scelta, e naturalmente, insomma, se in questo percorso, insomma, di ragionamento riusciamo a convincerci tutti che forse è l'ipotesi migliore, oppure che altre ipotesi che metteremo e che abbiamo messo sul campo, insomma, nella discussione di stasera sono più gradite, certo, possiamo anche affrontare l'idea di cambiare percorso. Però su una cosa, come dire, non si torna indietro, cioè sulle piste ciclabili, che è una scelta strategica che viene da lontano, viene dal 2007, e quindi da questo punto di vista io credo che ci siano tutte le condizioni per fare una cosa bella per Sassari, così come vediamo che è bella in tante altre città simili a Sassari, anche per orografia, perché l'orografia della nostra città è tale che da consentirci certi percorsi che sono sicuramente all'interno delle norme di legge e delle norme tecniche. Uno dei problemi fondamentali, che comunque al di là di quella che è la progettazione, l'esecuzione dei lavori, grosse polemiche invece ha destato i danni cagionati ai commercianti, soprattutto che hanno dovuto patire e subire le variazioni sul territorio proprio a proprie spese. Ecco, quelli che sono, come lei diceva prima, le penali che sono state applicate ovviamente non potranno essere utilizzate per risarcire nessuno in ogni caso. Ma esiste una norma nazionale che prevede che in caso i lavori si prolunghino oltre i 6 mesi e si può attivare un procedimento, diciamo così, di ristoro del disagio ricavato. Noi abbiamo già messo in piedi questa procedura con i nostri uffici, sarà possibile trovare appunto una soluzione, naturalmente forse non compensativa di tutto, perché poi si innestano procedimenti che magari necessitano, che so, di verificare il reddito degli ultimi 3 anni, verificare il reddito di questo periodo. Ecco, crediamo invece molto più semplicemente di trovare una formula equitativa che magari esenti per un anno, che so, dal pagamento della tassa di pubblicità o dal pagamento della tassa del suolo pubblico. Ecco, queste tasse comunali che possono essere appunto ridotte, nel senso ridotte giusto all'aggio che noi dobbiamo pagare ai nostri concessionari, no? Che gestiscono il servizio, e quindi, insomma, significa praticamente un buon 80-85% di sconto. Bene, questo è già un buon segnale, vediamo un po' i commercianti come risponderanno a questo. Per adesso grazie e in bocca al lupo. Grazie, arrivederci. In maniera goliardica ti sfido a inaugurare la pista ciclabile, quella di Viale Dante. Saliamo sulla bicicletta tutti e due, perché qua si è parlato di sostenibilità e ci riempiamo la bocca di questo termine straordinario che io condivido, sostenibilità, sostenere l'uomo con l'ambiente, andare di pari passo, ma Sassari non se lo può permettere, perché qua si è parlato di metropolitana di superficie, e diciamocela tutta, quando è nata, come diceva giustamente Tito Grindi, sono state alzate le barricate feroci, e qua il giorno dell'inaugurazione è venuto il presidente Soru con mezza Cagliari per riempire i vagoni. Ma qua adesso, quando la metropolitana è strapiena, sono 20 persone, caro mio signore, che lei non è di qua e che chiama via. Perché la metropolitana attualmente è un flop totale, ma rientro nell'alveo della discussione.
Perché, caro signor sindaco, caro assessore, ma si è notato bene la pendenza di Viale Mancini, a destra e a sinistra, è quella che si vorrebbe fare in Viale Italia, sventrata 3 anni fa, è stata sventrata 3 anni fa, con soldi pubblici per fare questo bellissimo giardino, e oggi con una PNL anche un po' così, perché poco fa è stata fatta una PNL, una programmazione neurolinguistica un po' così, Viale Dante, poi lo sto parlando di Viale Dante, sì, mi è uscito Viale Italia, è giusto mettere i puntini su lei, il sindaco mi mette i puntini su lei, io giustamente lo metto anch'io allora il puntino su lei, perché leggo il giornale e io non ho le slide, però c'ho il giornale e vi cito un passaggio: pista ciclabile ultimata e subito demolita, e qua giustamente il sindaco dice queste testuali parole, non mie, leggo, le giucchi ogni tanto: da parte dei tecnici comunali c'è attenzione scrupolosa nel controllare gli stati di avanzamento e la correttezza dei lavori, e anche io personalmente, e il sindaco che parla, sto monitorando i cantieri. Ma il sindaco, perito agrario, agronomo, capo di gabinetto dell'assessore Cicci Tumorito nella giunta Soru, non si è accorto degli alberi devastati, ricoperti di catrame alla fine di Viale Italia? Ma ce lo vogliamo dire questo? Qua si sta devastando il nostro verde, caro signor Cicci, si sta devastando il nostro verde, perché qua si è parlato di cultura dell'ambiente. Ed è vero, la cultura dell'ambiente deve esistere in una città come Sassari, e io mi ribello, mi voglio riappropriare del bello, come io mi sta venendo di dire in questi giorni, perché non è possibile dire che la politica non ha potere decisionale, perché se Sassari è stata bloccata, nel mese, in tutto l'inverno e anche in autunno, inoltrato e anche parte della primavera, è stata bloccata per una questione meramente e prettamente politica, e anche questa è strategia di mettere il segnalino per disturbare, ma Sassari è bloccata per questioni politiche interne al Partito Democratico, qua ce lo dobbiamo dire tutta, qua non gliene frega nulla dei cittadini, non gliene può fregare meno, perché qua ci hanno mostrato una cosa già fatta. Perché non è possibile andare in bicicletta in certe situazioni. In via Tavolara c'è, e qua non è stata citata via Tavolara, in via Tavolara c'è il box della biglietteria dell'ATP, in mezzo proprio dove passano, dove dovrebbe passare la pista ciclabile. Ma ne vogliamo parlare? È fatta proprio senza cognizione di causa, quasi copia e incolla con le grandi città europee, con Amsterdam, che posso dire, Amsterdam, quella è una città, Alghero è una città dove veramente c'è una pista, Cagliari stessa, sì, sono fuori, certo, sono fuori, e quindi mi avvio alla conclusione, perché è brutto staccare il microfono, stiamo parlando democraticamente, scusa, anche fuori. Se c'è una regola per tutti, non vedo perché tu debba sbrigatevi. Quanto minuto? Se sei venuto. No. Chiudi. Ma che tutto il microfono? Perché qua, se ci sono delle regole, vanno rispettate a tutti. Ma non glielo puoi stracciare il microfono. Ci vediamo prossimamente. Sì, ascolta, vabbè, lascia stare. Prego. Si poteva riservare il comizio in altra occasione. Questo è un dato di fatto. Perché io sono contro la pista ciclabile, cui cercherò di spiegare le motivazioni, però questo era un comizio elettorale, quindi mi dispiace, ha fatto bene a togliere la parola. Ma lungi da me
togliere il microfono a nessuno perché aveva la facoltà di chiudere. No, perché siccome ci sono tante altre persone, signori, è troppo facile là dietro. E questi signori qua ci stanno mettendo la faccia. Io con questi signori qua non è che sono all'impropria, ok? Lello Virdis. Tempo sufficiente per poter esprimere un'opinione. Chiaramente non siamo qui, come dire, con la bacchetta, però dobbiamo avere rispetto per tutti. Quindi vi ringrazio se riuscite a pazientare e ad ascoltare anche chi non è d'accordo con me. Dunque dicevo che sono in generale le piste ciclabili, chi non le vuole? Allora, le piste ciclabili purtroppo a un ottantenne che lo chiede, niente, da nessuna parte. L'unica pista che... Io ho detto all'inizio del mio intervento che noi nel 2007 questa città ha fatto la pianificazione strategica e nel 2007 ha posto il tema della mobilità ciclabile. Dopodiché nel 2008, quando abbiamo cominciato ad approvare il piano urbanistico comunale, nella relazione si dice che l'ampia casistica delle soluzioni viene sintetizzata in 6 tipologie. Tra queste ce n'è una che dice percorsi ciclopedonali inseriti nella rete primaria delle strade principali e secondarie della città compatta. Nell'armatura urbana di distribuzione del traffico per anelli concentrici sarà attrezzata con piste ciclabili utilizzando i marciapiedi particolarmente ampi e eliminando i parcheggi lungo la strada, con il vantaggio ulteriore di fluidificare il traffico. I nuovi assi di distribuzione e di penetrazione saranno progettati prevedendo un'ampia corsia ciclopedonale con la quale colonizzare tutte quelle zone prevalentemente pianeggianti della città o con pendenza minima da via Roma fino alla stazione, da Piazza Italia fino al quartiere Monserrato, da via Pirandello fino al mercato, quartieri Santa Maria di Pisa, Date Dolce, Lunesole, Piandanna, Lipunti, realizzare percorsi tematici, le vie dell'università, confermerebbe la potenzialità della bici come mezzo per stabilire un rapporto nuovo tra cittadino e la sua città e il tempo libero per il trasporto alternativo. Queste sono cose che non mi sono inventato io, sono cose che abbiamo scritto nel piano urbanistico comunale, che nessuno ha contestato con osservazioni contro durante la fase di progettazione, durante la fase della discussione con la città che abbiamo fatto per presentare il piano urbanistico comunale. Forse Italia Nostra non era attenta, poteva anche discutere e contestare, adesso non facciamo battibecco, ti ho lasciato parlare, lasciami parlare. Allora questo per dire che noi abbiamo discusso con la città. Per quanto riguarda Vialitalia, ho accennato all'inizio della discussione relativamente ad alcune problematiche. I lavori sono andati ben oltre la previsione di progetto, ci sono delle penali che abbiamo elevato alle aziende e sulla base di queste penali utilizzeremo anche queste risorse per ristorare in maniera equitativa, per quello che servirà, i commercianti che hanno subito dei danni. Questo per dire che non siamo contro il commercio, siamo contro l'ipotesi di commercio che magari è quella da drive-in. Se volete scegliamo una strada a Sassari e facciamo il drive-in, acquisto dall'automobile, e va bene, si può fare. 3 minuti e poi do la parola agli altri. Si sente parlare Mario Virdis. Bye.
fantasia, muoverti a mio ritmo, te gusta il show, non te arrepentirà, tanto un pare a me. Vamos a bailar, hey! Vamos a cantar, hey! A ritmo de Zocca, su balugui, Zocca, una danza antiga de tutta canta sastrería. Vamos a bailar, hey! Vamos a cantar, hey! A ritmo de Zocca, su balugui. Pasados, gente de un filo, muy de vos, tuntum pare, vamos a bailar. Escuchen mi ritmo, hombres en el mundo, no quimeras, justo palo, danza de un pare a mí. Vamos a bailar, hey! Vamos a cantar, hey! A ritmo de Zocca, su balubi, Zocca, una danza antigua. L'Associazione Arte e Cultura e Società e il Centro d'Arte Ulisse presentano per gli interscambi culturali Colori, Forme, Emozioni, mostra d'arte fotografica di Carlo Antero Sanna, dal 14 maggio al 4 giugno 2016 presso il Centro d'Arte Ulisse in Corso Pascoli 13B a Sassari. Ingresso libero il mattino dalle 10.30 alle 13, al pomeriggio dalle 18 alle 20.30. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45 e dalle 22 alle 23.30. Mm-hmm.